Amici di Player Inside, anzitutto una comunicazione che mi sono preparato, l'ho studiata per bene, però non mi ricordo, dilla tu. Stasera siamo in live su Twitch alle ore 21:30, non mancate, mi raccomando, se mancate pugni, vi mettiamo il link nel primo commento. Hai detto 21:30. Vabbè. Man Eater, signore, il gioco più atteso dell'anno, ma quale The Last of Us Parte 2? Ma quale Assassin's Creed Valhalla? Allora, sulla carta dovrebbe essere molto originale questo gioco, un gioco di ruolo in cui siamo degli squali, vediamo un po'. Dai. Inizio. Già il caricamento non fa ben sperare. Voi non lo sapete, ma è mezz'ora che stiamo aspettando. Comunque è il gioco ufficiale di Nelly Furtado, giusto? Venite la canzone che ha fatto lei. Vabbè, no, puttanata. Allora, grafica più sorprendente di quello che avrei pensato. Ok, quindi siamo stati pesca. Altro caricamento per gradire. Siamo su PS4, questo lo dobbiamo dire. Dunque, perché magari su PC è meglio, che ne sappiamo. Attenzione. Oh, allora, graficamente è più bello di quello che avrei pensato. Beh, non è male. Ok, come gameplay per quanto riguarda i controlli sono abbastanza gestibili. Fai sì. Ma non mi rompere le palle, mamma mia. Allora, c'è da dire che noi giochi sott'acqua, madonna mia. Ma noi, l'umanità, i giochi sott'acqua li schifa. Però vabbè, dai, non partiamo prevenuti e cominciamo X, a giocare. Con X si fa questa imbeccata. Mangia la tartaruga, ma no, la tartaruga però è carina. E sarà carina, però sta telecamera e fa così. C'è una corifena. Mangia la corifena. Ma è livello 8, tu sei livello tipo... Ah, premi tocca ripetutamente per divorare. Ok, mangiamoci tutto quello che... Ma sale la salute mangiando? Ah, va anche in automatico. Cioè nel senso che noi comunque premiamo a caso, va in automatico verso il prossimo obiettivo. Ah, ho capito. Puoi usare codata con L1 per respingere o stordire i bersagli. Pure. Ma stordire vediamo... questo piccolo coso. Ma perché gli squali sono così malvagi? A parte non si mangiano tutto la fauna dell'oceano. Beh, dai una codata alla tua preda, Raiden, fai il tutorial. L'ho data. Ah, ne devo dare 3 perché sennò non imparo. Esatto. Sì, giusto, ok. Se no non l'hai capito. Sì. Usciamo da questo luogo infernale. Ok. Puoi compiere un salto. Tipo del film. Panzazza. 1, 2 e 3. Ah, abbiamo fatto. Ah, posso anche. C'è il doppio salto. Ce l'ha. Il doppio volo. Salto. Allora, graficamente c'è. No, graficamente non è male. Dai un colpo di coda alla tua preda. Sì, perché con R2 la mastichi, no? Adesso gli dai il colpo di coda. Ok, uno l'ho fatto. Perché facciamo... dovrebbe fare così? Cioè dice tanto per mordicchiarla e poi lanciarla come se fosse una palla da baseball. Sì, proprio per cattiveria, non c'è un motivo. Ah, non mi piace. Aspetta, vediamo cos'è. Vediamo cos'è questa cernia. Ma le cernie sono buone. Ah, vediamo questa cernia. Ah, ma una cernia corallo, non la voglio. Ok, abbiamo completato il tutorial. Uccidi i bagnanti, oh mio Dio. I bagnanti addirittura? E dove sono? Cioè, a parte quelli sulle barche. Ah, proprio quelli. Proprio sulla spiaggia. Salve ragazzi. Ma sì, io ammazzo questo. Come... Oh mio Dio! Sì, ma voglio dire, compenetra tranquillamente la barca. Conta come... No, non conta. Devo ammazzare quei bagnanti. Perché sono quelli che gli sviluppatori stavano sul cazzo. E tra l'altro ne devi mangiare 10. Ne devi anzi non mangiare, ne devi uccidere 10. Cioè, proprio per il piacere di ucciderli. C'è non... una bella corifena qua, corifena. No, tu proprio... Ecco, qua ce n'è una. Oh mio Dio, ragazzi. Ma... C'è altro che Mortal Kombat. Attenzione, un unicorno, quello che è. No, no, questo glielo spacco. Il gonfiabile glielo spaccato. Ah, vabbè, dai, sulla ma pure sulla spiaggia. Allora, se lo squalo riesce a uscire pure sulla sabbia, siamo tutti fottuti. No, vabbè, siamo fottuti, signori. Non c'è più niente. Non esiste, ragazzi, non esiste niente nella vita, allora, se succede questo. Ragazzi, siamo finiti. Oh, però stai morendo. Ho capito, ma devo mangiare. Vai in acqua! Ma dovevo mangiare i bagnanti, ora c'era pure il fallo. Oh! Una sorta di... Si stava cominciando a finire la salute. 6 di 10. Ok, ce l'hai fatta. Hai ammazzato 10 e più persone, Raiden. 10 e più. 10 e più. Ok, visualizza missione. Visualizza missione. Allora, che dobbiamo fare? Incontra Pit, affronta Pit lo squamato. Attenzione perché questo è un sommozzatore cacciatore, il mio nemico numero uno, ragazzi. No, ma sono, ti stanno sparando dalla barca. Sì, allora devi sconfiggere le barche. Questi sono cacciatori intanto, li devi scommettere tipo un encounter. Qua, barche e porche. Ok, bravissimo. Ah, Madonna, adesso ragazzi, mi mastico Madonna come mia. Neanche al McDonald's. Mamma mia, ragazzi, cioè... La foga, Dio lo benedica. Non sono scomposti perché abbiamo mangiato gli altri. Non lo so, è divertente Raiden tutto ciò? No, devo dire che in effetti no. Cioè, a guardarlo non no, mi no, sembra. non è divertente. Cioè, sulla carta quando è stato presentato questo gioco mi sembrava
galvanizzante, no, l'idea, no, però poi mi sono resa conto che si riduce... È frustrante, basta. Ha delle meccaniche abbastanza frustranti e anche il concetto stesso non è proprio una cosa meravigliosa. Beh, il concetto era simpatico, però effettivamente no, cioè non c'è vero piacere. Più comico. Sì, non c'è vero piacere a fare questo. È più che altro un qualcosa che devi fare perché devi proseguire nelle missioni e vedi come è tutto spappato. Sì. Cioè, i cacciatori non hanno una buona intelligenza artificiale. Primissima impressione, non dico pessima, ma più che altro sai che c'è? Che proprio non è divertente. Dai, è l'ultima barca. Io ce lo so, però, ma se gliela distruggo piuttosto, guarda, perché posso puntare anche a distruggere. Oh, però solo morendo. Che così sto morendo, ok. Credo di essere morto praticamente. Sì, sì, va bene. No, non è difficile. Lo stiamo giocando però senza testa. Mm-hmm. Perché ci aspettavamo un gioco un po' più senza testa. Ok, proviamo a giocarlo come un gioco serio. Ma questa cosa gialla, non voglio sapere cos'è. Urina. Ma cioè, poco fa hai devastato la spiaggia, quindi come minimo vengono a sparare. Ok, allora, la barca l'abbiamo abbattuta. Adesso affrontiamo Pete lo squamato, però intanto ci sono... Ah, ecco, la scena. Va bene. Sembra un po' Trials Rising come grafica. Sì, è vero, un po' Trials Rising come... Oh, mamma mia. Ultimo frame. Pete lo squamato ti ha catturato e adesso sei fregato, caro squalo fottuto. Lui è l'host della trasmissione televisiva in cui si ammazzano gli squali. Morto sei morto. Non ancora? Non si sa. Ah, era incinta! Hai mamma there. No! Ma questa è proprio malvagità! Cioè, io avevo solo sterminato tutta la fauna del mondo e gli umani, però... No, raga, non mi piace... Dai, ammazzalo, ammazzalo! Oh! Oh mio Dio, ragazzi, questa cosa è estrema! Ha un poco di laso, di cosa? Di acqua ossigenata. E passa. E ricresce pure la mano. Ed ecco la manazza che arriva... Oh, ma è piccolo! Nell'acqua è anche lo squalo che è piccolo e già mangia la mano. Come primo pappa, no? Sì, ha ricevuto quindi una coltellata, per cui ha una cicatriciazza. Però gli squali sono resistenti. Allora, devi visitare la grotta del Bayou di Foti. Ma nel menu ci sono tipo abilità, cose che puoi imparare, cose... Cioè, lo possiamo vedere se vuoi. Aspetta perché lo vediamo, vediamo. Mappa R1 che registro fa? Registro infamia. Ah, ok, questi sono i tuoi nemici, sì, praticamente. Sono tutti gli zotici. E poi... Ah, vedi, evoluzioni. Ah, va bene, va bene. Devi guadagnare punti esperienza, per questo viene definito un gioco di ruolo. Forse ci sono dei collezionabili. Ma pare una bomba, giusto per me. Vero, perché lampeggia. Che è successo? Casse di sostanze nutritive. Ah. Non basta mangiare tutta la fauna adesso del Bayou, ma anche le sostanze nutritizie. Oh, la telecamera è per i fattacci suoi, signori. Per i fattacci suoi, signori. Per i fattacci suoi. Forse qua dentro... Aspetta. Ah, ecco. Ok. Sonar avanzato. Sì, il sonar è questo qui. Nuova evoluzione, che fa? Allora vai prima e sinistra, vediamo questa evoluzione. Quando l'evoluzione è interessante. Organo. Sonar avanzato, ce lo mettiamo. Quindi praticamente quello che è quella specie di sonar per individuare i tipi di nemici o di fauna che c'è. Adesso ce l'abbiamo. È più vasto, vabbè. Guarda che c'è qua sotto, attenzione. È bello. È arrivato il momento di mostrare a questo pesce Yankee l'ospitalità del sud. Distruggi il bersaglio. Dobbiamo distruggere questo pesce. Che questo è... pesce non è... Non si sa, è un pesce. Pesce Yankee. Ah, e poi c'è il pesce gatto. È il pesce gatto. C'è pure la registrazione audio per ogni cosa. Devo si capisce e non si capisce dove si deve andare. Io sono andato qui, giusto? Sì. E qui mi è servito per sviluppare il sonar avanzato, perché questa grotta ha sviluppato il mio senso del... Si è ispirato. Della distanza. E però adesso dobbiamo appunto andare a... devastare quel pesce senza alcun particolare motivo. E questo è l'altro. No, no, c'è cioè segnato dal simbolo della missione. Ma ce ne sono tanti. Quello si chiama Lucio Nordamericano Cacciato. Ma sembra... attaccano in 50 qua. Qua sono tanti. Sì, a livello di controlli lascio veramente, veramente, ragazzi, veramente a desiderare. Perché la telecamera, per forza di cose, impazzisce. Qual è stata la mente brillante che ha pensato: facciamo un gioco tutto sott'acqua con uno squalo che deve cacciare di qua e di là?
Cioè, ci può stare, è originale, ma vi mettete veramente nei guai, perché la telecamera è quello che è. L'hai ammazzato, l'abbiamo fatto, d'accordo, perché poi uno è bravo, però... Però questa era la missione. Mm. Ah, e adesso hai sbloccato una missione secondaria, perché questa era una missione principale, oh mio Dio. Vedi, febbre da pesce e gatto. Adesso devi uccidere 10 pesce e gatto. Ragazzi, continueremo a farlo stasera in live e probabilmente porteremo qualcos'altro in merito a questo gioco. Esatto. Giusto? Rimanete sintonizzati. Vedremo cosa, però. Ciao. Alla prossima.